Cottarelli, salve. La missione impossibile è la sua? No, non posso fare il commento adesso, scusate. Soltanto che pensa di poter convincere qualcuno. No, non posso dire niente, adesso sto andando a Quirinale, vediamo. Scusatemi, ma non so proprio niente da dire. È pronto a seguire questa materia? Adesso non posso dire niente, andando a parlare, adesso vediamo. Attenzione, questo è pericolo. Che cosa pensa della messa in stato d'accusa di mettere in atto? Sono stato d'animo ottimista. Si sente il garante dell'Europa, Cottarelli, questo è il punto. Alberto, che non faccio. Marco, usa la telecamera. Sono stato d'animo ottimista. Non faccio nessuna dichiarazione. Scusate, lo so che voi fate il vostro lavoro, io adesso sto andando al Quirinale, quindi non posso parlare, fare dichiarazioni prima. Però mi dica solamente questo, si sente un po' il garante dell'Europa, è questo il punto, no? Come? In principio non faccio dichiarazioni a questo punto, mi scusatemi, ma è una cosa logica. Che momento è per il paese? Il momento di andare nella direzione dell'uscita, altrimenti è del McDonald's. Senta, Cottarelli, soltanto secondo lei è una missione impossibile quella che si trova ad affrontare? Se andare tutta qui a Quirinale possiamo pure farla a piedi, ma non rispondo domani. Solo sei emozionato, Cottarelli, solo sei emozionato. Pensa che in un mercato d'Italia abbia bisogno di una persona forte per far valere il paese d'Europa? Non mi spiego. Una mano, se no quando la scala. Dica solamente questo, è emozionato. Solo uno stato d'animo. Cosa ha fatto ieri sera quando le è arrivata la chiamata? Cosa stava facendo? Non vi dico niente. Correggeva i compiti dei suoi studenti. Sappiamo che lei non si sbilancia, però. Ma assolutamente, ha detto che non dico niente. Scusate. Se lo aspettava? Niente. Oh, non ho detto che non parlo. Ma poi c'è un momento ovviamente di parlare, però questo non è il momento. Ma è un momento difficile per il paese. Ma se l'ho detto che non rispondo a domande, ok? Scusatemi. In bocca al lupo! Grazie! No, deve dire prego! No, deve dire che cremi lupo! No, povero lupo!